chiamo Paolo Paduzzi, sono ottico-optometrista naturopata, responsabile titolare del punto vendita in Viale San Gimignano Milano, Ottica al Punto di Vista. Prima mi occupavo di un'ottica più, diciamo, tradizionale, poi l'optometria invece più approfondita l'ho conosciuta e apprezzata attraverso l'incontro con altri professionisti optometristi. E dal 96 poi sono rimasto attratto dal mondo della naturopatia, comunque delle medicine complementari, e questo ha fatto sì che si intersecasse la mia preparazione di tipo optometrico classico con quelle che erano le nuove nozioni che stavo appunto sperimentando attraverso vari corsi e seminari che hanno culminato poi con il diploma in naturopatia. E questo poi anche un po' influenzato, comunque si è legato al nome che abbiamo dato ai nostri negozi, il punto di vista, proprio per dare anche una proposta, un'offerta di servizio, di consulenza, anche di soluzione dei vari problemi, con una serie di prospettive non solo legate all'optometria classica, ma anche interagendo con quello che è tutta la disciplina naturopatica, della quale fanno parte tutti gli aspetti di alimentazione, integrazione nutrizionale o anche altri rimedi complementari che coadiuvano proprio al successo nella risoluzione dei problemi visivi. Infatti dall'occhio, già solo nel movimento di miosi e midriasi, riesco a comprendere se c'è un'attivazione del sistema nervoso di tipo ortosimpatico o parasimpatica. Già solo questa distinzione per me ha voluto dire molto nella identificazione del soggetto e di come agire con lui. Ricordo ancora nel 97 con mio collega Mauro, che mi stimolava a guardare nel mese di maggio il Giro d'Italia, a seguirlo. Io ero abbastanza scettico, invece ascoltai il consiglio e, guardando le tappe in cui c'era un ragazzo pelato che si chiamava Marco Pantani, che saluto, e rimasi veramente colpito, affascinato da quanta determinazione, forza, bellezza in tutto quello che era il gesto atletico, che era coronato anche da paesaggi veramente incantevoli, e il tutto mi ha portato proprio a voler sperimentare in prima persona quelle sensazioni, come lui usava spesso questa parola, le sensazioni che sentiva in lui. E devo riconoscere che è un'attività che dà molto nel rapporto proprio col proprio corpo, con le proprie emozioni, ed è molto gratificante, soprattutto libera la mente, perché si sta molto da soli e proprio in un dialogo con la natura e con se stessi. Mi piacerebbe una città con meno macchine, più biciclette, ma soprattutto più persone che invece che guardare la sicurezza o la velocità o la praticità guardassero il rapporto proprio con il loro corpo, la natura, la possibilità di interagire in modo diverso. Questo perché poi porterebbe tutti noi a considerare altri valori piuttosto che quelli della frenesia e della protezione del sé. La macchina porta a una separazione dall'altro, la bicicletta, per chi l'ha fatta, nota che porta amicizia e coinvolgimento reciproco.